Ebbene, benvenuti in una nuovissima live. Oggi è l'episodio 0, un po' un episodio pilota soltanto perché ho voglia di bere e mi è appena arrivato il tavolo da beer pong. Bevo, spoilerò subito così. No, versus Maura no, non, Maura non beve. Il primo ospite dell'episodio 0 del beer pong, del Peroni Pong, World Peroni Pong League, è Gia Marx. Ti puoi mettere lì? Questo è Gia Marco. Ciao bambini! Comunque, le regole sono queste. Principalmente. Poi fa soltanto un palleggio a terra e basta. Oppure tirare diritto a palo La bella, palombella. secco. Se più il bicchiere non ti beva shot, tutto a posto, facile. Queste sono le regole. Un turno. Beh, tu ti bevi. No, perché era duetto. Ok, Se no potremmo fare col fa. Se fai Posso. fallo. Posso rubare il content ai boosers? Non sì, puoi. No, ai boosers, a dread. Ogni volta che pio un bicchiere ti devo fare una domanda scomoda. Una domanda Lo del cazzo. accettiamo, lo accettiamo. Te inventerò E un anch'io momento te perché la non ho devo scritto fare. niente. Guarda come va a finire. Ok, chi inizia? Te, prego. Inizia Sì, 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 sì. l'ospite. Ok. Prego, prego. Io vado a palombella. Fai cacare il cazzo, te lo giuro. Ok, ce l'ho. Guardami negli occhi. Succhio nel cazzo, beviti quel coso. Ok, Ok, molto bene. spezia media sempre area. No, ragazzi, non si dice. L'ultima volta che sei che hai sburato, e a cosa hai pensato? Ieri sera, cioè, ho pensato che volevo farmi Un una saluto sega. da un Ah, ti viaggiatore. sei masturbato sulla voglia di fare la sega. Ok, molto bene. Vediamo Anzi, sai a se cosa ho finale, sai cosa ho finale. pensato? A quello che hai fatto tu ieri pomeriggio, Pazzo, a pazzo. quell'idea. Ma poi mi riseguo pure io. Vai, picco. Vai, picco. Dio. Dammi il best giocatore di birra. Vabbè, devo aggiustare un Devi attimo. usare la Vai, forza. vai, accetto. Va bene, ottimo. Di chi è l'os? Maduxiere. Ah, devo fare la domandina? Ok. Domanda scomoda. Scomoda, ma anche, cioè, una sedia Bro, a dondolo. prendi il telefono. Prendi il telefono. Apri YouTube e fammi leggere cosa hai cercato, le ultime 10 ricerche che hai fatto su YouTube. Sarà su un call. Non so se mi piace questa cosa. Sì, fammi leggere a me, dammi. Ma guarda, sono tutte abbastanza io, te, cose. Ok, aspetta. Allora, tu hai cercato su YouTube, la prima cosa che ha cercato Gbit Ma su e sai YouTube perché? è Poi non si può dire perché, ma perché? Vabbè, ok, la prima cosa ha cercato Gbit. Pose, Poi, pose, pose. aspetta, la seconda cosa che ha cercato è Liccardo Rosario. Perché mi è apparso un video dei Boscar e volevo vedere la situazione. Ok, poi terza cosa che ha cercato è Gbit. Vabbè, non so perché cerchi Gbit. Disme sette vite. Papaya, Papaya hit incredibile. Panetti, ok, Spezia, Disme, Pazzo discorsi assurdi, questo l'abbiamo cercato Ok, insieme, vedi. Nasca, ma c'è, tirami la rubrica. È successo ieri e oggi. Ok, Gbit GTA, ti sono voluto riscontrare. Pezzo Batman, Pazzo Batman, Matto Zaino, Matto discorsi strani, Pazzo Castello Squali, È tutta la solita ricerca. Checkout, Checkout. Indie Rock Type Beat, vabbè, ci sta, tutti i Type Beat del cazzo. Vincenzo Damian Fossi, Sono tutte, capito? Tommy Le Cash, mie ricerche su YouTube sono ok, vedo una cosa e poi allora il mio Generazione cervello. Talent, Anna, secco, senza, sono Anna. Ok, vedo che cercato vengo. Masseo, Dubstep Car Crash Video. Raga, se non conoscete Papaya andatela a sentire perché è tipo Ok, una delle canzoni più no, onesto belle in del realtà. mondo. Meno male che non sapevo che era Onesto, qualcosa onesto, del genere. onesto, va bene. Ora dopo te la faccio anch'io questa. Sì, quando mi parlo. Ho paura, ma comunque. Non so che cerco cose strane. Vai. Che cappella che sei. No, fra, era entrata questa. Sì. Oh, l'ho ripresa io. Tocca a me. Cosa vuol dire? Ah, per prendere, c'è tu. Prego. La papaya è il frutto molto Sì, popolare. disco, senti. Popolare. No, non avresti.
buono questo. Vogliamo vedere le tue ricerche su YouTube? Vogliamo farlo? Prego. Chi perde alla fine penitenza suprema tipo appesso. Appesso. Ok, chi perde deve mandare una foto delle palle... A chi? A un nome. Te mi dici un nome e io te ne dico l'altro. Ok. Chi perde manda una foto delle palle e decidiamo noi chi. Lo accetto. Ok, se vuoi... Simone cerca... Mad Dog. Ah, testa la... coda. Ok. Mongolian Song. Che è il tipo Nihil Gosme. Vabbè, le ricerche che ho messo prima. Panetti si autocerca. Come tu, come Bitcoin. Te? Bitcoin. Bitcoin. Vabbè. Ricco con Bitcoin. Oh, mi interessa le criptovalute. Voglio diventare ricco con le criptovalute. Pazzo Castello, perché lo cercavamo ieri insieme. Hacker Scene. Beh, devi sei un po'. C'hai un po' paura. No, no, non so che scazzo capita. Come vincere allo gnomo? Tappeto pistola. Spiega. Che è tappeto pistola? Tappeto pistola. Pistoia. Tappeto pistoia. Vabbè, non far domande che non okay. vuoi. Ah, ma non ho ancora più. Anime fight. Non far vabbè, male. Parti che. Ok, vale. E alcune cose non le ho lette, sono stato bravo. Qua, veramente? Perché che c'ho scritto? No, non è vero, non è vero, era per la, mantenere un po' di mistero. Monkey with guts. No, la più ambigua è tappeto pistoia. Vuoi che ti spiego il background o lasciamo un po' di mistero? Un po' di mistero. Ok, ok, non ti dirò perché ho cercato tappeto pistoia. Vuoi succhiarmi il cazzo, ti va? Solo se fossi costretto in un parcheggio. Fossi il doppio più grosso. Ok, adesso mi dici l'infamata più grossa che hai mai fatto a qualcuno. No, allora, non ho fatto grosse infamate. Anzi, forse non le ho mai fatte. Però infamata, boh, a qualcuno gli avrò scopato la tipa. Ho scopato la tipa a qualcuno sapendo che fosse la sua tipa, non a un mio amico, a un conoscente, ecco. Però non è una vera infamata, dai. Non mi vengono in mente. No, no, ci sta. Sei una persona onesta. Una persona so giocato alla domanda. Palle in diemelo di Rusirei. Basta. Se mi costa sempre. Se decide di farlo, lo devo fare per forza. Ergo. Ma gliele già mandate? Eh? Gliele già mandate, no? Se volevo metterlo sì, in realtà. Sì. Una volta è successo. Anche se l'altro ho detto l'altro giorno per sbaglio. Io voglio scusarmi con Barbara Marrocco. Qua davanti a tutti, ragazzi. Voglio scusarmi con Barbara Marrocco. Per sbaglio io ho mandato una foto dell'ano. Ho sbagliato due volte. E come si fa a sbagliare a mandare la foto dell'ano? È difficile spiegarlo adesso, okay. Magari dopo te lo spiego un po' meglio. Per due volte. E volevo scusarmi in diretta con tutti quanti. Scusami! Non denunciarlo. La prima foto non l'ho capita, la seconda era carina. Allora non è vero che erano due foto piano. Ma erano Dio simpatiche, cioè c'era la tua foto. Allora no, aspetta, ti dico, per sempre per sbaglio ho fatto sta cosa. Per sbaglio ho mandato una foto del mio ano. Ok? E la seconda per sbaglio ci ho messo due occhietti. Ma mi piace lo sbaglio. Per sbaglio ci ho messo due occhietti in bocca e le antennine. Ah, ok. E quindi quella era carina. Sì, non l'ho fatto. Quindi lei ha voluto dire, cioè, ha fatto finta. La prima non l'ho capita, la seconda era una faccina carina. Simpatica, simpatica, però non so, ha capito che era molto. Scusa! Benvenuta nel mondo dei grandi, Barbara. Cioè, che cazzo? Papaya! Dai. Ok, quindi la domanda, rimanendo in foto, qual è la foto più schifosa e racconta come... Lo sbaglio per il quale l'hai mandato. E io solitamente faccio cose che non hanno troppo senso. E una volta parlavo con sta persona e ho deciso di mettere una matita tutta in culo e gli ho mandato sto video mentre dal culo mio gli etto la matita che esce e cade. E forse ha apprezzato lei. Me l'avevi già raccontata. Sì, no. Cioè penso di sì. Sembrava di sì, però di questo. Che colore era la matita? Forse era una matita nera. Io l'ho messa un po' anche sul mio Telegram. Vabbè, ho pure mandato video dove mi do fuoco ai peli dell'ano e... Io mi ricordo una volta che mi hai fatto vedere una foto
Di un coltello. Mi sono legato il coltello al cazzo? No. Ah, mi sono messo un coltello in culo. Sì, quella. Era in bianco e nero, ma era artistico. Dora, è bellissimo. Hai fatto il cazzone perché ti ho indicato questo. No, hai indicato tutti e due. Va bene. E allora, vai. Vai. Ok. Il rapporto sessuale più disgustoso che hai mai avuto. Più disgustoso? Sì, dove hai detto, che schifo l'ho fatto. Una volta c'era... No, ok, non disgustoso, ma una situazione disgustosa perché, allora, citando il buon KnoPMV, la sua figa sa di bacon, non di pesce, ok, ho incontrato una, l'inverso, una pussy che sapeva di pesce, quindi c'era molto odore di piazza del mercato e sono stato un soldato valoroso, però ho un brutto ricordo di quella scena, c'era un odore un po' acre. Fa male un po' così, a me in realtà l'odore un po' mi piace, cioè sì, l'odore acidino un po' mi dà quel non so, quel brividino in più. Hai mai vomitato durante una... Pardon. C'è stata una volta che Sdrumox ricorda molto bene e la volta è identificata come, o almeno la persona che era con me è identificata come il golem di plastica. Forse tu l'hai, cioè perché magari in serata l'hai incontrata. Chi è il golem di plastica? È una tizia con cui... fai sesso. Tanto oh, sesso e panetti sei un coglione, ma ti voglio bene. Grazie mille, Omega Dollar. Ti ringrazio. Spero che non ti puzzi di pesce. Cosa stavo dicendo? Ah, ok. E praticamente è successa sta faccenda qua, dove facendoci serata una certa mi sono incappato nel vieni a dormire a casa mia. La persona che ti sto per descrivere è un golem di plastica. Una persona abbastanza grande, totalmente rifatta e un po' tossica. Rifatta? Tanto, tanto, tanto. Ok. E mi ricordo sta scena dove, vabbè, Daniele è entrato in camera e stava la figa aperta così, eh? E effettivamente tutta la camera sapeva di acido, e Daniele se n'è accorto. Porco Dio, Daniele è entrato, la prima cosa che ha visto è c'è stata questa che non se la cagava proprio, stava così la figa aperta e fa ciao sul letto suo. Daniele mi guarda, esce e poi inizia a dirmi queste cose, beh, comunque simpatica. Ma invece posso... Pronto. Mi è venuta in mente un'altra cosa di te, Daniele, e quella stanza, che non ci conoscevamo ancora così bene. È il tuo fetish. Cioè, tu mi hai mandato un video mentre una tipa ti succhiava il cazzo e Daniele stava giocando a LOL. Vabbè, che non l'ho fatto apposta! Più una volta! È stato uno sbaglio! Anche no, quello è stato uno non sbaglio! Non avevamo mai la confidenza a mandare una cosa del genere. No, hai fatto un errore! Era PC? Cioè, stava lei, mi ci frequentava tanto carino. No! Di tanto carina, le ricordano tutti perché come fanno a lo sapere? Sanno perché quel video, non so in che modo, forse per svenire, forse lo so, è da qualche parte. Ok e forse è colpa mia. Ah, quindi vaffanculo, non ero il primo, cioè no, era sì, un video riciclato dopo. Ah, quindi io sono stato il primo probabilmente. Ok, lo accetto. E però, niente, stavo al PC, era certa lei... No, te non stavi al PC. Sì, però era la scrivania mia quella. Stavo a guardare la serie, era certa, mentre stavo così inizia a me il cazzo nella bocca e io ho detto ma che cazzo fai? Poi faceva Daniele, ti vuoi unirti? No. E Daniele no, e giocava a TFT a League of Legends. Pensavo che lui fosse all'ignaro di tutto. Ok, diventa. Let's go! Let's gaus! La sua figa sa di bacon, non di pace! Non farmi prendere il buco! Ti apro un buco. Ok. Ma bravo, eh? Bravo, eh? Siamo 1, 2, 3, 4 a... 1, 2, 3, 4, ok. Gigi Daniele è uno di noi. Sì, ma Daniele, posso dire una cosa? Non ho mai visto Daniele imbarazzato se non con me in alcune situazioni. Bella sincera. È un ragazzo che si imbarazza difficilmente. Si imbarazza molto difficilmente. Io l'ho visto imbarazzato in tante situazioni in cui c'ero anch'io e quella era una di quelle. Dove lui non si girava nemmeno, era impanicato. Vabbè, immagino, non ho capito. Famo stessa domanda. La top 3? Sì. Tra chi scopresti nella compagnia nostra? Ma tra uomini, Greg. Tra uomini? Greg. Sì, sì, chiaro. Ok, sempre con una pistola puntata. Tra uomini, ci stanno donne nella compagnia nostra? Zero, che Marle. Vengono e vanno. Marle, la metto con Marle me. È la mia donna ideale. Marlene, tutti gli promettono del pisello, ma nessuno glielo dà mai. Quindi, Simone. Sì, sì. Comunque, allora, facciamo una... Io ti do la via, se vuoi. Allora, in ordine sparso non voglio dare dei podi. No, sì, devi proprio dare dei podi. Allora,
Diego lo metto in prima posizione perché è un fighetto e c'ha i capelli. Sì, ma poi sembra una donna. Sono... Esatto. Ogni tanto sembra una donna e dici vabbè. Ha il culo molto peloso, però sembra non una importa, donna. Non sembra una donna. Quindi guarda. Diego lo mettiamo come primo. Pure io l'avrei messo come primo. A te ti metto, non so come secondo o terzo, ma ti metto. Bene. Sono romantico. Omi mi farebbe un molto. Omi c'è un cazzo troppo grosso. No, vabbè, tu te lo, ma non no, stiamo parlando. Aspetta, di... tu te lo immagini. Oh, io immagino adesso Andrea. Io non riesco. Nella mia mente c'è un blocco che è immaginare Omi in un rapporto sessuale tra te. È strano. E è successo che magari l'ho visto con T in 10 anni, 12 anni di conoscenza. Bro, se io devo immaginare me, Omi nudo. Omi fa male. Omi fa male. Omi nudo a letto. Fratello, non lo Omi è un asino. Ah, perché i movimenti li ha sconnessi. Come, o anche solo i discorsi per approcciare e arrivare a quello, capito? Io me lo immagino pure aggressivo, quindi è. Cioè, tutto lungo, gigante che ondeggia. Vabbè, no, non ce la faccio. Omi lo escludiamo. La sua fica sa di carbonara, non di cacio e pepe. È un ragazzo che sa cosa vuole. Porca merda, che buona sarebbe, ragazzi, in un futuro perfetto, la figa sa di carbonara. A voi di cosa piacerebbe che sapesse? Bene, bel italiano. È italiano? Sì, sì, bravo. È spaccato. Ho studiato, ragazzi. Di guerra. di violenza domestica. Grazie 5 mesi mattina. Ok, interessante. Okay. Di Mauro Fritto Misto. Di level up sarebbe interessante se sapesse di level up. Soprattutto col gusto nuovo, codice sconto pari. Domande, chat? Qualcuno vuole fare una domanda simpatica? Cos'è successo? No! Da cosa è partito? No! Stop! Alexa, stop! Stop! Alexa, stop! Ma com'è possibile? Alexa, stop! Alexa! Stop! Ma com'è possibile? Tu hai rotto, non si stoppa più! Alexa è fascista! Alexa è fascista! Alexa, stop! Ma è una gag? No, fra! Com'è possibile? È partito un coro fascista a caso! Ma abbiamo detto qualcosa che l'abbiamo attivata? No, non lo so. Sì? E sei stato un pessimo... Cioè, non l'hai riconosciuta, hai aspettato le prime lyrics per capire cosa fosse. Non ho attivata la chat. No, è impossibile. Era comunista o fascista? Era comunista. Che diceva? Bandiera rossa? Bandiera okay, rossa. Ok, io perché... Ma... Cioè, le donazioni arrivano da Alexa? No, no, è Andrea dell'A. Ok, ma il comunismo non è bannabile. Okay. Alexa, ti non luci! So. Alexa, numero 10. Sono della libertà. Alexa, numero 5. L'immensa schiera, l'amore innalzi, rossa bandiera, o proletari. Alexa, stop! Sì, anche secondo okay, me. Ok, sì, è sbagliato, volevo capire che canzone era, non l'ho messa io, è tutto casuale. E se ci sono stati poteri forti ce ne accorgiamo, Andrea.